Codice 14. Radio 2, hanno cantato i cugini di campagna sul palco insieme a Paolo Vallesi. Siamo qua con il cast. Sì, ragazzi, tutto il cast. Proprio di Mare tutto. Fuori. Ciao, ragazzi. Ciao. Buonasera a tutti. Com'è stato stare sul palco di Sanremo? Cioè... Non ho capito cosa è successo. Emozionante. Appunto. Carolina. Ci siamo già stati. Tanto. Sono stati veri, almeno io devo andare. Quanto è durato? Boh, io non me ne sono accorto. È durato tipo 4 minuti? Sì, ti è sembrato di meno di... Ti è sembrato tipo un secondo? Stavamo comodi. Allora, adesso vi chiediamo una cosa. Allora, la sigla ce la fate anche un pochino? Ma un accenno. Non ti preoccupare, io c'è sto mare fuori. C'è sto mare fuori, c'è sto mare fuori. Arete sbarre sotto il cielo, c'è sto mare fuori. C'è sto mare fuori, c'è sto mare fuori. Sono molto più bravi di me, quindi lascio fare. Che si sposta, no? Beh, no, anche perché non mi lancerei, ecco. Bravi ragazzi, vabbè, state spaccando tutti quanti. Siete felici, immagino. C'è un momento proprio. Ma tu come Carolina, come sono questi ragazzi? Come ti comporti? Come sono? Beh, guardate, io l'ho visti crescere, perché in questi 3 anni qua sono diventati uomini. Sono arrivati che erano piccoli, c'era uno di loro, non dico chi, che era addirittura minorenne. Super minorenne. Molto diciamo minorenne. Chi, però, che tra l'altro veniva accompagnato dal nonno. Il grandissimo nonno che... Che salutiamo. Che salutiamo come tutti i miei nonni che guardano Sanremo e che staranno piangendo adesso. Ci credo. Vi saluto e vi mando un grandissimo bacio. Cioè, della mia vita. Sanremo per voi cosa rappresentava? Lo guardavate? Anche per te Carolina, Sanremo è un momento che hai sempre guardato? In questi giorni io in casa ho una sorta di gruppo di amici che mi sta scuotando la vita, perché si sono trasferiti lì e stiamo vedendo sempre Sanremo insieme. Ma l'avete sempre fatto anche in passato? È una tradizione? A casa mia sì, sempre. Quest'anno non ce l'ho fatta, sarebbe troppo l'ansia. Ah, non hai guardato solo ogni ieri. Tanto mi capitava, poi passavo avanti. Ma voi sapete che la famosa sigla l'ha scritta lui? L'hai scritta tu? Sì, l'ho scritta io, l'ha composta Lorenzo Gennaro, il mio producer, poi Stefano Lentini l'ha riarrangiata. Quindi magari un giorno ci ritorna a Sanremo. Assolutamente. Infatti. Se Amma mi vuole, io sono pronto. Per quella sigla. E per la serata dei duetti devi portare qua tutti loro. C'è tutto il caschi, praticamente, volendo. Organizziamo una performance. Allora, ah, scusate, mi sono dimenticata di dire che siamo in diretta Instagram. Ciao, ragazzi. Di Mare Fuori siamo. Allora, scusate, noi dobbiamo ovviamente rispettare le canzoni. Adesso c'è Mengoni che canta le DB. Ma ce la vediamo insieme? Ce la vediamo insieme. Grandi, con tutto il cast di Mare Fuori. Mengoni, applauso dal cast di Mare Fuori. Eravamo in diretta Instagram, quindi avete sentito sui social di Rai Radio 2 tutte le impressioni proprio così sincere, tutto quello che... Grazie Carolina, condividiamo, mi regala un fiorellino. Allora, come ha detto la direttrice del coro, una canzone scritta da John Lennon e Paul McCartney. Vabbè, Gino Castaldo adesso inizierà a raccontarci la storia dei Beatles. No, ci mancherebbe, stiamo qui tutta la notte. Allora, che meraviglia. Carolina, questa direttrice del carcere, ma come? Lei è entrata un po' dura, un po' libre disciplina, e poi ha guardato loro negli occhi. Loro. Non si può resistere. No, proprio no. Fatevi un momento promozione, ragazzi, come se foste dei giornalisti, tipo. Momento promozione di Mare Fuori. Beh, innanzitutto ci sono le ultime 6 puntate che escono dal 13 su Replay. Bravissima. Settimana prossima. E uno. Ah, preparatissima. Perché dobbiamo vederla? Convinto. Perché Maria? Perché appunto si tratta di storie vere che insegnano, che danno speranza a... tutti noi, non solo coloro che magari vivono nei stessi contesti e vivono nel stesso ambiente. Io. Perché c'è Carolina Crescentini. È una buona ragione, senza dubbio. Hai cresciuti bene, è vero. Perché è piena de boni. Perché? Giustissima motivazione. Piena di boni. Ancora più giusta motivazione. Perché l'abbiamo fatto con amore. Bravo. Bravo. Bravo Cardio. Ma perché non fate una scuola di teatro? Io mi iscrivo.
Bravi. Direttamente. È un po' tardi per me il carcere minore. Ma dai, fai, combina qualcosa, magari comunque. Passo direttamente dal via. Grazie mille, grazie, grazie ragazzi. Mare fuori dal 13 su Rai Play. Noi... Su Rai 2. Prima serata. Prima serata, la seconda stagione. Noi vi salutiamo e godetevi questa. Ciao. Terza stagione, scusate, mi hanno detto una. La terza. Grazie, grazie ragazzi, veramente. Ciao, ciao, buona serata. E bravissimi. Tu sapevi che non avresti niente. Ciao. Ciao Carolina, è stato un piacere. Ciao. Mio, buon lavoro. Ma l'hai visto? Non mi sta mal choqué ce truc, je te jure. Siamo ancora online. Ciao. Ciao. Ciao, grazie. Una volta fuori, scusa. Grazie mille, ciao. Ciao ragazzi. Questa sera ragazzi ci... Vabbè, c'è, ci perdonerete anche le sporcature, ovviamente, perché... c'è gente che va, gente che viene, tu capisci? Quando si riesce a gestire il traffico, è un momento di intensità, devo dire. Grazie mille. Ciao.